C'è un punto interrogativo nel futuro del Marrelli Hospital, clinica privata del medico imprenditore crotonese Massimo Marrelli. Dopo gli incontri non proficui con il commissario al rientro sanitario Massimo Scura e con il direttore generale dell'ASP Pitagorica Sergio Arena, voluti per sbloccare la situazione d'impasse in cui si trova la struttura, che praticamente ha finito il budget assegnatole, il management del gruppo Marrelli ha annunciato il licenziamento dei 300 dipendenti e lo stop delle aziende da lunedì. Al commissario Scura non stiamo chiedendo nulla in merito al decreto e al budget che è inteso destinare, seppur misero, al Marrelli Hospital. Da una parte, in maniera equivoca, ci ha indotto a erogare queste prestazioni e dall'altra, poi, ad azione compiuta, ha inteso non riconoscerle. Il nostro grido a questo punto disperato è che ci venga riconosciuto il lavoro fatto fino ad oggi. Lei mi chiede lo stato d'animo, le ribadisco, lo stato d'animo è pessimo e sicuramente frustrante. Da lunedì in poi siamo molto probabilmente dovremmo essere tutti licenziati. Ciò significa che tutti quei sogni che noi abbiamo cercato di realizzare fino adesso stanno completamente svanendo. Esatto, è proprio una partita da ping pong e la palla sono proprio i pazienti e tutto quello che ne comporta dietro. È sconfortante il non poter aiutare il prossimo perché noi non pensiamo solo al fattore economico, ma pensiamo al bene di tutta la Calabria. Giuseppe Laratta per l'ACNews 24. Stiamo manifestando per il semplice e puro diritto al lavoro che in questa regione non viene evidentemente rispettato. Siamo un gruppo di lavoratori ormai storico della regione Calabria, sono più di 18 anni che siamo in questa situazione, come puoi vedere. Ci danno degli appuntamenti alle 4 e ci ricevono alle 8, ci fanno stare qui senza avere un bagno o le possibilità di fare niente, e poi per poi dirci che non sanno cosa fare di noi, da 20 anni a questa parte. Hanno manifestato fino a tarda ora, ieri sera, alla cittadella regionale a Catanzaro, i lavoratori della legge 28, più di 280 persone che dopo circa 20 anni di precariato chiedono la stabilizzazione. La cosa più importante, secondo me, a questo punto non è neanche la stabilizzazione, ma è la dignità. Perché siamo in una regione dove non c'è dignità e fino a quando queste cose non cambiano, non c'è niente da dire, non si può parlare di altro. Una lunga giornata tra attese e momenti di tensione che si è conclusa con un incontro tra i sindacati e il governatore Mario Oliverio. Abbiamo chiesto che venga fatto immediatamente un atto di indirizzo con l'inserimento nel fabbisogno di questi lavoratori che hanno tutti i requisiti per essere stabilizzati. Ci è stato detto che hanno mandato un parere alla funzione pubblica, abbiamo scoperto che il parere non l'avevano mandato, che si erano dimenticato, abbiamo incalzato anche su questa cosa e abbiamo chiesto che ognuno si assuma la responsabilità di dire se non ci sono i requisiti lo devono mettere per iscritto, perché ognuno di noi è padre di famiglia, ha delle responsabilità, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali ci mettono la faccia e sottoscrivono i documenti che presentano. Loro ancora non hanno prodotto un documento che ci dica esattamente A, dove vanno i lavoratori, B, e come vengono stabilizzati. Rossella Galati per l'ACNews 24. Purtroppo per noi ancora rimane una grande incognita. Fin quando la magistratura, diciamo, non finisce il suo corso e troverà anche il mandante, insomma, ci definirà la strada per arrivare ad un movente, noi ancora non sappiamo nulla, veramente. Tutto parla di lui all'interno di quella macelleria di Simeri Crichi, la stessa dove Francesco Rosso il 14 aprile 2015 fu ucciso a colpi di pistola, a 3 anni circa da quell'efferato omicidio e dopo una complessa indagine del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Selia Marina e del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro, gli esecutori materiali del delitto hanno un nome e un volto: Danilo Monti, Gregorio Procopio, Antonio Procopio, Vincenzo Sculco. Sono loro i presunti killer nei cui confronti all'alba di ieri è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro. Si è lavorato in particolare sulla individuazione degli esecutori materiali del fatto di reato. Esecutori con i quali il macellaio 35enne, dicono i familiari, non aveva alcun tipo di rapporto. Francesco, cioè noi non troviamo nessun tipo di collegamento, diciamo, tra la sua persona e quelle che sono state individuate le figure di questi elementi, insomma. Fondamentale nelle indagini è stata l'analisi di decine di riprese di impianti di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche. Abbiamo ricostruito in maniera precisa, puntuale,
attraverso l'utilizzo l'impiego in sostanza delle riprese degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati che insistevano nella zona. In questa ricostruzione dettagliata ogni tessera è stata messa al suo posto, ogni elemento è stato valorizzato insieme a tutti gli altri elementi. Una svolta nelle indagini dunque, ma resta ancora da chiarire il movente e intanto la famiglia della giovane vittima continua a chiedere giustizia. Siamo molto fiduciosi della magistratura, la quale siamo convinti che concluderà il tutto con delle pene esemplari, perché Francesco merita veramente giustizia. Dopo 3 anni ci sentiamo di ringraziare tantissimo i magistrati e i carabinieri che hanno portato avanti minuziosamente queste indagini, e siamo fiduciosi nel domani, perché vogliamo sapere ancora tanto altro. Rossella Galati per la CNews 24. La voce era di Mimmo. E questo è l'indizio più importante che il piccolo Nicolai ha offerto agli inquirenti per identificare uno dei killer che il 21 luglio scorso ha ucciso nelle campagne di Seminara Fabio Giuseppe Gioffrè, figlio di uno dei pezzi da 90 della cosca Gioffrè degli Indoli, Vincenzo Giuseppe detto Siberia. E Mimmo, identificato in Domenico Fioromonte, i carabinieri sono andati a trovarlo a casa, portandogli in regalo un mandato di arresto e un'accusa di omicidio aggravato dalle modalità mafiose. Secondo la DDA, avrebbe ucciso Gioffrè perché tentava di estorcergli denaro. Non ha mai avuto paura, Nicolai, neanche con un pallettone di lupara nell'addome e 2 famiglie che facevano pressione per non farlo parlare con gli inquirenti. Un ruolo fondamentale, quindi, quello del ragazzino di 10 anni di origine bulgara, ferito dai 2 killer e ora sotto protezione insieme alla sua famiglia. Il ragazzino racconterà nei giorni successivi all'omicidio di quei 2 uomini con il passamontagna, il modo in cui erano vestiti e soprattutto di quella voce che aveva già sentito il giorno prima, quando Gioffrè aveva litigato con Domenico Fioramonte nel frantoio della sua famiglia. Lui, quell'uomo, l'aveva conosciuto, l'aveva visto e sentito parlare e lo ha identificato in una foto, senza nessun tentennamento, senza nessuna paura. Francesco Altomonte per la CNews 24. Questa volta la mobilitazione c'è stata, almeno in 300 hanno preso parte alla manifestazione di protesta contro l'avvio dei lavori di costruzione della metrotranvia e del parco del benessere. Il refrain è sempre lo stesso: opera inutile e dannosa, e adesso che anche i disagi si presentano in maniera tangibile per la chiusura di una delle 2 carreggiate di Viale Mancini, il fronte del no si allarga dal comitato spontaneo, variegatamente composto da forze politiche di sinistra, esponenti di comitati sociali e Movimento 5 Stelle, a commercianti, professionisti e semplici cittadini. Il corteo dei manifestanti è partito da Piazza Mancini per snodarsi nelle strade del centro, ingrossando le proprie fila lungo il percorso. Contestualmente è stata avviata una raccolta di firme e una petizione per arrivare a chiedere al prefetto una consultazione popolare. Quante firme occorrono? Ne prendiamo il più possibile, non ce ne vogliono molte. Il problema è che noi vogliamo il consenso della città, lo raggiungeremo senz'altro. Nel frattempo, a dispetto del cantiere ormai attivato, proseguono i tentativi di bloccare in ogni modo i lavori a suon di interrogazioni parlamentari. 2 distinte quelle presentate nelle ultime ore dal Movimento 5 Stelle, una alla Camera e una al Senato, su aspetti di regolarità progettuale e sostenibilità economica. Noi faremo la nostra battaglia fino all'ultimo, nella convinzione comunque che sta crescendo e si sta diffondendo presso i cittadini di Cosenza, ma anche di Rende, la consapevolezza che si tratta di un'opera non solo costosa, ma anche e soprattutto inutile, che ha dei costi di realizzazione eccessivi e soprattutto dei costi d'esercizio folli. Salvatore Bruno per la CNews 24. Com'è la situazione traffico? Un casino. Non si può camminare proprio. Non se ne può più, non se ne può più. Troppi disagi? Troppi disagi, troppi disagi. Se è realizzabile davvero quello che dice il sindaco, sarebbe una bella cosa, però ho i miei dubbi. Sono qui in fila da almeno un quarto d'ora, 20 minuti, per fare pochi metri. Sì, si vede, no? Che glielo dico a fare. Che dice di questi lavori? Non commento, sto mangiando. Un po' di disagi presenti, ma si supereranno come abbiamo fatto negli anni passati. Favorevole quindi al parco e alla metro? Al parco sì, alla metro ho i miei dubbi. Riuscite a rispettare gli orari? No, assolutamente no, assolutamente no. Come stanno andando le cose in città? È troppo incasinata, no, troppo. Ogni corsa ci abbiamo mezz'oretta più o meno.
con la moto si va, però è un male necessario, se si vogliono fare i lavori bisogna anche accusarsi il rischio dei disagi, perché è un male necessario. Tutto favorevole quindi alla metro? Sì, favorevole, assolutamente favorevole alla metro, favorevole alle innovazioni, favorevole allo sviluppo. Te lasciamo stare che non è giornata. Con tanto tempo, proprio adesso. Com'è la situazione traffico? Bella, magnifica. Non è buona. Bellissima. Parecchio disagio, un negozio ha chiuso, mi stanno aspettando e non riesco ad arrivare al mio negozio per andare a prendere una misura di vetri. È una vergogna, guardate, è una vergogna. Salvatore Bruno per la CNews 24. In relazione alla specifica condizione dei pazienti dialitici della Regione Calabria, il Ministero verificherà puntualmente, già a partire dal 2 di ottobre, l'effettiva attivazione delle iniziative comunicate dal commissario medesimo. Non potranno tollerarsi ulteriori ritardi. L'odissea dei pazienti dializzati di Reggio Calabria arriva in Parlamento. Il commissario straordinario alla sanità Massimo Scura è nuovamente sotto esame da parte del dicastero retto dalla pentastellata Giulia Grillo. Così come assicurato dal sottosegretario Armando Bartolazzi, il governo monitorerà dal 2 ottobre le iniziative che lo stesso Scura ha garantito il 12 settembre scorso in prefettura per porre fine al calvario degli oltre 50 malati reggini. Un calvario che vede 34 pazienti sottoporsi alle cure tre volte la settimana a Messina in un centro privato, mentre gli altri sono costretti a recarsi tra Melito e Scilla, perché in città ancora non esiste un centro dialisi. Al prefetto Michele Di Bari, Scura ha riferito di aver stanziato 1 milione di euro per la creazione entro 9 mesi di un centro pubblico dialitico nella sede dell'ex EMPAS, mentre dal 30 settembre i pazienti costretti ad andare oltre lo stretto verranno reindirizzati tra Reggio, Melito e Scilla, promesse su cui l'esecutivo vigilerà. Soddisfazione è stata espressa dalla deputata 5 Stelle Federica Dieni, promotrice dell'interpellanza urgente. Cosa si può fare per risolvere definitivamente questo problema? La gestione commissariale e quindi la sanità calabrese con il dramma dei dializzati reggini torna ad essere sotto esame in Parlamento. Angela Panzera per la CNews 24. È trascorso poco più di un mese da quella calda domenica di agosto che ha bruscamente interrotto una spensierata giornata al mare. Da quel 5 agosto i protagonisti di questa straordinaria storia non si erano più visti. A farli incontrare ci ha pensato il questore di Vibo Valentia, Andrea Grassi, colpito dalla lettera che un cittadino ha scritto ai suoi due angeli custodi. Una lettera meravigliosa, quindi abbiamo aspettato il tempo opportuno, il momento opportuno per invitarlo qui. Lui, avete visto, in grandi condizioni fisiche e mentali, e mi faceva piacere che l'agente, l'assistente della Polizia di Stato e il Vigile del Fuoco potessero rivedere dopo il 5 agosto questa persona che hanno salvato in grandi condizioni. L'incontro avviene al terzo piano della questura di Vibo Valentia. Si abbracciano, si stringono la mano, si guardano dritti negli occhi, lucidi per l'emozione, perché quell'uomo, alto, magro, con i capelli bianchi, non ce l'avrebbe mai potuta fare senza il loro aiuto. Quell'uomo è Francesco Arcona, un 60enne di Vibo Valentia. Deve la sua vita a un poliziotto e a un vigile del fuoco. Due eroi per caso che, liberi dal servizio, non ci hanno pensato due volte a mettere in salvo una persona in difficoltà. Quella giornata era a mare con la mia famiglia, libero dal servizio ovviamente, e quando improvvisamente una ragazza mi ha fatto notare che il signore stava male, e quindi mi sono subito tuffato per raggiungerlo, cercando di raggiungerlo. Ho portato con me un piccolo canottino per bambini che era là a riva, e quindi una volta che l'ho raggiunto ho cercato di tranquillizzarlo, perché era dolorante, comunque si teneva il petto. Io mi stavo facendo la mia semplice annuotata quando di colpo un dolore forte allo stomaco e ho cominciato a perdere potenza. Il fiato, sono andato giù 3 volte, però grazie al pallone sono sempre riuscito a uscire fuori, e poi mi sono trovato il signore qua che mi stava prendendo in braccio. Noi siamo addestrati a questo. La prima cosa che ho fatto, sono andato a monitorare il suo battito per vedere se era calante, se era a posto o meno, no? E quindi notavo che c'era qualche differenza di battito, e lui poi mi diceva che aveva difficoltà nel respirare. Il destino li ha fatti incontrare, ha cambiato per sempre il corso della loro vita. Ora sono come due fratelli, dice Arcona mentre li stringe forte a sé. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.
Il Rende non sbaglia un derby, non lo ha fatto mai lo scorso anno, continua a non farlo. In questa nuova stagione, prima vittima dell'anno tra le cugine di Calabria, il Catanzaro di Gaetano Auteri. Nella prima straregionale che ha aperto ufficialmente la seconda giornata di campionato, decisiva la mossa di Ciccio Modesto che getta nella mischia Gigliotti nel finale e cambia volto alla gara. È proprio l'ex giallorosso a tarpare le ali delle Aquile e a regalare il secondo successo di fila nel torneo. Due partite, due vittorie e punteggio massimo in classifica, anche meglio di 12 mesi fa. Eppure, a Lorenzon è il Catanzaro a creare il primo brivido con questa botta di Fischnaller che si stampa sul palo. Con il passare dei minuti però il Rende recupera campo e poco a poco guadagna terreno. Ad inizio riprese i padroni di casa vanno anche in gol con questa giocata da urlo di Rossini. Una magia che riempie gli occhi ma inutile quando il pallone è in fondo al sacco, infatti. L'arbitro ha già fermato il gioco per offside. Poi ritorna prepotentemente il Catanzaro che con Giannone e Canutè fa saltare dalla panchina Mister Modesto. L'allenatore del Rende capisce che serve nuova linfa in campo e getta nella mischia Gigliotti al posto di Vivacqua. È la mossa che spacca il match perché il neo entrato fa cambiare marcia alla sua squadra e dopo un paio di tentativi andata a vuoto all'85esimo trova il gol partita. Il Rende si conferma regina assoluta nei derby, per il Catanzaro sconfitto. Dolorosissima. Noi non siamo il Catanzaro. Il Catanzaro è costruito per vincere il campionato. Noi siamo una squadra dove abbiamo tanti giovani scelti dai collaboratori che lavorano, poi visionati da me, dove le attitudini sono proprio quelle di non mollare mai, di avere tanta voglia di emergere. E quindi i ragazzi sapevano che era una partita non facile. Se perdevamo un solo duello, noi perdevamo la partita. Invece i miei ragazzi, sono stati veramente super oggi come prestazione e quindi gli faccio veramente i complimenti perché hanno fatto una grandissima partita. Il risultato non è giusto, noi non abbiamo subito, abbiamo sempre ribattuto colpo su colpo, in alcuni momenti abbiamo preso il controllo della partita, in altri momenti ha preso il Rende, ma sempre su situazioni, loro sono stati più bravi rispetto a noi nell'impattare la prima palla sugli attaccanti ogni volta che c'era possibilità di ripartire, in questo sono stati più bravi e anche più furbi, aggiungo, perché sono andati sempre sui bersagli, ma non è un risultato giusto, ma non sono scontento di quello che ha fatto la squadra e sarei stato anche contento del pareggio perché sarebbe stato il risultato più giusto e lo avremmo fatto contro una squadra che è forte. Guardate. Alessio Buonpasso per la Cinus 24. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie. La C News 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. La C News 24, la Calabria che fa notizia.